8 febbraio 1865. Nel monastero agostiniano di San Tommaso a Brno, l'abate Gregor Mendel inizia le sue ricerche sulle piante di piselli. Lo scopo originario è quello di migliorare le produzioni agricole e le condizioni di vita dei contadini. Con la pubblicazione dei risultati nel 1866, Mendel formula le leggi della trasmissione dei caratteri ereditari che costituiscono il fondamento della genetica. Nella seconda metà del 1800, in Cecoslovacchia, alla periferia di Brno, l'attuale Brno, nell'orto di un tranquillo convento di frati agostiniani, all'insaputa dei più dotti scienziati dell'epoca, padre Gregorio Mendel, un naturalista raffinato, un ricercatore ed uno studioso instancabile, sta lavorando per i suoi esperimenti in una piccola porzione dell'orto del convento. La maggior parte degli altri monaci non si rende conto delle misteriose ibridazioni che padre Mendel va facendo con vari tipi di piantine di piselli. Mendel era convinto che l'ereditarietà dei caratteri dipendesse dalle cellule germinali dei vari esseri viventi e per provare le sue teorie aveva preso piante di piselli gialli e a pelle liscia e li aveva ibridati con piselli verdi a pelle rugosa. Scoprì così che alla prima generazione si avevano piselli di un tipo, gialli e lisci, oppure d'altro tipo, verdi e rugosi. Nelle generazioni successive, cioè negli incroci con semi ottenuti dalla prima ibridazione, vide comparire ben quattro diversi tipi di piselli: gialli lisci, gialli rugosi, verdi lisci, verdi rugosi. Che cosa significavano questi cambiamenti di caratteristiche? Mendel, al contrario dei naturalisti suoi predecessori, che pur avevano notato tali cambiamenti, si mise a contare accuratamente tutte le mutazioni e vide così che alcuni caratteri in alcune generazioni erano dominanti, cioè si mantenevano in un maggior numero di casi. Altri erano invece recessivi, ovvero comparivano in numero minore rispetto ai primi.